uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Povertà hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio, va e ricorda questo cuore mio, che Caino sono pure io. Apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Sorella, solo lettere e mosche sulle labbra, va e ricorda questo cuore mio. Che carino sono pure io. Sono pure i fedeli di San Matteo stanno compiendo il progetto divino legittimato dall'arrivo della reliquia di San Pio da Pietrelcina. Che impressione continua ad avere? L'impressione che è un santo che io ho conosciuto personalmente, e quindi puoi immaginare quanta devozione io ho avuto per lui quando era in vita ed ora che è
diventato un santo della Chiesa Santa di Dio, quindi è ancora con più devozione che possiamo pregarlo e invocarlo. Un progetto cattolico cristiano che continua ad avere successo. Qui c'è stato il culmine della presenza dei fedeli. Qual è la sua opinione? La presenza dei fedeli vuol dire una conferma che la devozione sia per Padre Pio che per San Matteo. Questa chiesa ha ospitato le reliquie di San Matteo per ben 500 anni e quindi è questo che mi ha spinto ad accettare l'invito del dottor Greco a venire a celebrare sia San Matteo che Padre Pio, di cui vediamo alcune reliquie.